avete mai visto quella pubblicità di quel procione che c'ha quelle palle enormi che si muove così, no? No. Facciamo finta che mo sta partendo un attimo, un attimo. No? Ok, vai. Ok. In tutto il mondo, dalla capitale della pizza, lo show della quarantena. Comunque, stavo dicendo, niente, raccontatemi la vostra quarantena, la vostra giornata. A partire dall'inizio oppure dal mezzo? Dal mezzo. Perché parti dal mezzo? Cioè? Dal mezzo stava andando anche bene, ho dovuto studiare latino, mi sono messo a suonare, sono a dieta, sono dimagrito 6 kg in un mese. Scusa, l'inizio di questa storia qual è? parte già così. L'inizio di questa storia è che improvvisamente mi sono aggiornato sul coronavirus fino a quando non sono potuto più uscire. Niente. Cioè, la storia dell'umanità alla fine, no? Che ci posso come fare? Tutti. Sono umano, mica è colpa mia. Comunque, niente, appena è scattata la quarantena ho pensato, io non posso mangiare come stavo mangiando prima, altrimenti divento obeso, che già ero abbastanza in carne. Mi sono messo a dieta e ho iniziato a fare sport. E sono dimagrito. Come, scusa? Come? Cosa hai fatto? Sport. E sono dimagrito 6 kg in un mese, ragazzi, dall'inizio della quarantena. Non ma. Che sport fai a casa? Stasera. Consiste in addominali di varia natura, cioè piegati, capito? In un certo modo. Plank, crash. Ah, perciò sto parlando inglese qui. Flessioni. Io posso dire una cosa, io li ho persi con la depressione, però non fa niente. Io li ho persi con la depressione, però. È un'altra dieta che. Ti alzi in piedi e ci fai vedere. Cosa? La depressione. Ma perché? Cioè, sembra mettere questo accento di nero. Cioè, chi sta dicendo che è dimagrito della depressione? No, comunque, cioè io sto avendo più occasione del solito di farlo, no? Ma di fare? Cioè, capisci? La manovra di autoerotismo. Con me stesso, sì. E non mi piace questa situazione. Perché? È deprimente. Ma scusa, il fine è l'orgasmo, il fine è il piacere. Ti piace per fare? Sì, però poi quando l'hai fatto, ti vengono i sensi di colpa. Ma voi avete i sensi di colpa quando finite? Se ho iniziato a farlo vuol dire che ne avevo voglia. Che quando lo faccio e poi è finito, tutte le cose che ho immaginato prima che tenevo in capo, no? Mi ricordo che sono finito. Cioè penso che allora, posso... Giuliano vuole aggiungere qualcosa? No, ma Simone lo sa, da gennaio dell'anno scorso. Perché lo so io? No, perché non la sega. E perché non ti sei? Un filosofo è diventato. Che non. Perché non farsela? Cioè, perché te la fa per forza? Secondo me dipende dalla concezione che hai di te stesso. Nel senso che a te provoca piacere, a me invece mi infastidisce. Cioè sono arrivato a un punto che io non ne ho bisogno per me stesso. No, non so pazzesco, ma la fastidio. No, però no, seriamente. Io mi sentivo strano, ho fatto i sensi di colpa. Cosa guardi? Non porno, non perché mi viene da ridere col porno, cioè. Davvero? Che cosa usi? Cosa guardi se ridere. Non quello? Vuoi dire, Anto, dimmi le tue tre categorie e passiamo alle notizie. Non guardo i porno. E che cosa fai? Le foto. Quali foto? Le foto di chi? Gente che conosci o gente famosa? Gente che conosco. Loro lo sanno, voglio un attimo, queste persone lo sanno. Sono d'accordo con me queste persone. Ecco. Boh, allora sta a posto. Sono familiari, membri della famiglia queste persone. Si pensi le foto nel soggiorno. Gli animali domestici li consideriamo parte della famiglia, sì. E a proposito di animali domestici, passiamo alle notizie del giorno. Luca, leggi la notizia come se fosse una testata giornalistica. Coronavirus. Si può portare il cane a spasso? Deve essere necessariamente vivo. La precisazione del comune di Mamoiada, in provincia di Nuoro, ha suscitato ilarità sui social. Ma forse un motivo c'è. A Nuoro, questo... avrà pensato stessissima, chi ci stacca?
che mi faranno mai, chi mi vede, e invece non ci va. È stata pure una pecora a denunciare. Eurodeputata della Lega fa clacson flash mob contro il MES a Mondello, fermata in diretta sui social dalla polizia. Io continuo a suonare il mio clacson. Schifoso, schifoso governo. Buongiorno. Buongiorno. Interrompo la diretta perché devo rispondere alla polizia. Ma non ci capite che cioè perché... Allora io non ho capito cosa protestava, ma poi non ho capito che cazzo di bisogno c'era di suonare il clacson. Allora, perché praticamente Va bene. Come hanno sempre fatto me, per me era più bello se la tizia stava protestando contro il virus. Ah, sì. Ed ora una piccola parola dal nostro sponsor. Scommetto che vorresti uscire. Sì, esatto, sto parlando con te. Vorresti uscire di casa, ma non hai più scuse. Il cane è già uscito e l'immondizia è finita. Oggi ho la soluzione a tutti i tuoi problemi. Puoi ordinare l'immondizia a casa col nostro servizio. È semplice e veloce ed arriva direttamente fuori la porta. Scegli dalla migliore immondizia. Umido, carta, plastica. Trash Liberi, la monnezza a casa tua. Fino ad oggi ero confinato dalle mura della mia casa, ma adesso posso finalmente uscire almeno una volta al giorno. Sono veramente grato a questo servizio eccellente, veramente puntuale, e la qualità dell'immondizia, devo ammettere, è stupefacente. 5 stelle. Trash Liberi, la monnezza a casa tua. Finalmente abbiamo il nostro ospite della serata, tema coronavirus. Abbiamo con noi il sindaco dell'unica città campana che non ha ancora ad oggi positivi al Covid-19. Sono riuscito ad ottenere un'intervista col sindaco Giacomo Savino. Lo faccio entrare. Applausi. Un cazzo. Sindaco si sta scaccolando. Ah, perché mi vedete, giustamente, scusatemi, non c'è stato. Andiamo avanti. Vi starete chiedendo come mai io ho prevenuto da tanto tempo, io ho prevenuto a questo problema del coronavirus, perché era un problema veramente... Coronavirus. È perché il segnale che va e viene, pure io non vi sento. Cioè, dove si trova? Qua nel nostro San Felice ai Monti abbiamo tutta una serie di proprietà dove noi colleghi del partito noi ci vediamo qui, insomma, per discutere del da farsi. Infatti io stavo è un po' parlando... piccola però la stanza per un sindaco, immaginavo poco, qualcosa più... Sì, è perché tutti ci stanno anche certi che possiamo essere infettati, ho preferito mettermi qua in uno stanzino più piccolino, perché giusto per una quarantena autonoma, quindi sì. Ho preferito essere aspartato. Quindi sarei... Ma questo comune, San Felice ai Monti, in che regione si trova? Perdono l'ignoranza. Diciamo, tra la Campania, la Puglia e l'Abruzzo. Ma come? Ma, scusa, tra la Campania, la Puglia, forse si è confuso. Non pure. Noi abbiamo preso un pezzo di terra dell'Abruzzo e l'abbiamo attaccato a quella della Campania e della Puglia. Una colonia, praticamente. Ve la siete presa? Insomma, in Abruzzo non volevano più questo pezzo di terra, ce l'è stata ad avanzato e ce l'hanno data a noi. Avete mire espansionistiche, quindi, in questo momento. Sì, no, ma noi non dico di arrivare in Lombardia, ma quantomeno di arrivare tipo Bologna. Sindaco, io a questo punto volevo chiederle, ma come sicuramente lei avrà operato delle misure di sicurezza in vista del Covid, come ha fatto a prevenire tutti gli eventuali contagi? E infatti io proprio a questo volevo arrivare. Arriviamo al dunque, noi ci arriveremo presto, perché ecco, io ci tengo a fare pure una premessa: come abbiamo fatto a prevenire al contagio? I cinesi, che tanto si hanno preso questo diritto di dire no, noi abbiamo avuto prima il coronavirus e noi prima l'abbiamo risolto, non hanno risolto nemmeno un batuffolo, perché ecco, quando loro dicevano che insomma la prima prassi importante di questa, ecco, il primo antidoto per risolvere e prevenire al coronavirus. Antidoto. Se così si può dire. Il primo a averlo scoperto sono stato io, Giacomo Savino. A questo primato? Sì. L'antidoto. Lei possiede l'antidoto del coronavirus. Si è bloccato. Esatto.
Non capivo il tuo slang, però bravo, hai capito, bravo. E insomma, questi cinesi che tanto si prendevano questa cosa di... Magari avete capito. Qua il primo sono stato io. Manca arrivato il coronavirus e subito l'ho fatto sparare a tutti quanti, così ho prevenuto. Ma come? Sindaco, no, sindaco, io non credo sia legale. Bisogna guardare avanti. Praticamente, voi sapete, a me piace parecchio citare persone importanti della storia. Grande citazione di Luther King. Era proprio uno pacifico Luther King, difficile che si mettesse. E infatti disse... Hasta la vittoria sempre. No, no. Ah, non credo che fosse... Ma non è mai... La... Vabbè, e comunque. Questo, io ho già intenzione di portare i miei progetti. Che progetti, scusi, signor sindaco? I miei progetti sono facili, diretti e che mirano più che altro al futuro, con un occhio anche al passato, logicamente. Un po' di tutto. Quali sono questi progetti? Che tipo di progetti? Il primo progetto è quello di abolire la scuola, cioè... Ormai la scuola è una cosa passata, diciamocelo tra di noi, quindi noi che faremo? Diminuiremo l'età dell'obbligo. E a 7 anni basta la scuola andata. Come 7 anni? Cosa impareranno questi bambini? Perché? Scusatemi, devono lavorare, perché noi dobbiamo riprendere il commercio in mano, senza lavoro non si va avanti. Mi avete detto che sono razzista? Non è vero, perché il secondo progetto è per i cosiddetti Rom, che a me piace chiamare gente comunale. Comunale? Comunale! Ma li vogliono fuori dal nostro paese, li vogliono, come è possibile, questi ragazzi che vengono da fuori vogliono prendersi un futuro qua da noi, noi che facciamo? Li cacciamo. E che facciamo qua? Invece no, io i Rom li faccio entrare nel mio paese, li lasceremo navigare nei nostri mari, ecco. Mi permetta una domanda, sì. Allora, il comune si chiama San Felice ai Monti, si trova a cavallo, diciamo così, tra Campania, Puglia e Abruzzo. Stiamo tentando di prenderci l'oceano, quello di Atlantico. No, Atlantico! Gira per fare, non correggiamo l'illustre. Che cos'è? No, niente. Signori, io sto cercando di rivoluzionare una terra. Voi non è che mo venite e mi fate la domanda e vi ci punzettiamo sull'Atlantico e l'Atlantico. No, ma infatti ha ragione. Vada avanti. Mia. Dicevo, c'è la terza, quella più fondamentale. E qui voi direte, mamma mia, si è superato sto Cristiano e che Maron. Che nessuno ce l'ha arrivata. Cioè, sarebbe? Eliminare i monumenti storici. Ma una volta che noi abbattiremo tutti questi monumenti, apriremo piazze, faremo feste paese, perché se io faccio tutto questo è per non far andare più i ragazzi via da qua che sono fuggiti, che non so per quale motivo sono fuggiti. No, ci sono più i ragazzi. San Felice sui Monti è un paese che è molto famoso per la sua sagra e comunque c'è una grande tradizione. In quando stavano tutti quanti, insomma. Ah, quindi se ne è accorto che non è rimasto più. Si sente un po' solo adesso. Lui è l'unico uomo che deve ripopolare il paese. Al mio popolo sbarrito che è stato e ora fu. Questo è il vostro sindaco che parla. Teniamo duro, stiamo a casa. E ricordatevi che come voi fui umile cittadino, vostro solenne Giacomo Savino. Sta leggendo? Sta leggendo lei? Sta leggendo? Ma lei legge? Io non leggo, non ho mai letto in vita mia. Ma sta leggendo? Ma cosa legge? Arrivederci, signori cari. Mi sciacca dindo. Ma dove va? Dove va che lei stava leggendo? No. Salutiamo il sindaco di San Felice sui Monti. Dovrei stare silenzioso per tutto il tempo, ma che ne pensi? L'unico momento credibile della trasmissione. Ma esce la notizia, il sindaco di di San Felice ai Monti morto suicida per solitudine. 10 cose incredibili trovate in bagno. Ma le notizie fermi tutti, ma perché del 2017? Cucciolo, ti ho passato un uomo in cerca del cellulare. A chi non è capitato di andare in un bagno pubblico e qualcuno ha perso il cellulare? Ah, ma in questo senso che si è perso nel... un pacco incredibile, ragazzi, questo è più incredibile. Uno scoiattolo. Un serpente si muore. non sa perché. Luca sì, a Luca glielo feci proprio. No, tu a me l'hai fatto. L'ho fatto a te e l'ho fatto anche a Luca.
a Luca gli mandassi la foto dicendo: Luca, ho trovato un serpente nel bagno. Sì, esatto, tu eri presente, tu eri proprio nel bagno con me. Io ho visto la foto, cioè ho visto lui ha visto il serpente. Io ho visto il serpente. Adesso domanda, Antonio, hai capito di cosa stiamo parlando? Il tuo cazzo, Simone, perché? Perché è così facile a capire questa cosa. Va bene, faceva schifo sia la notizia che la possibile comicità che ne avremmo ricavato, quindi andiamo a presto. Eh sì. Mi sto innamorando. Poi è bellissimo perché ti guarda proprio nelle palle degli occhi. mi batte il corazon. Mon amour. Ma tu ci pensi se mai nella vita, cioè, ma noi facciamo questa cosa per cazzeggiare, e mai nella vita lui... Gigi Alessio prende, e si sentirà offeso. Io volevo dire due cose. La prima è che non siamo razzisti, come può sembrare in alcune battute. È stato magari il sindaco che non ci dissociamo dalle interviste che facciamo. Però... Seconda cosa, Gigi D'Alessio comunque come musicista si è evoluto parecchio ultimamente, anche con quello visto dove era X Factor The Voice. Bello, ha fatto bello. Un featuring con se stesso. Sì, quella cosa geniale. Spero soltanto che Gigi D'Alessio veda questo video. Va bene, allora Giuliano ha preparato una canzone per noi. Vado. Bene, amici, direi che ci possiamo salutare. È stato comunque divertente. Come dice il sindaco di San Felice, ci abbiamo provato. Vabbè, torniamo a casa allora. Allora, ognuno a casa. Ciao ragazzi, ci vediamo. Buonanotte, è stato un piacere. Ciao ragazzi, ciao. Sei bloccato.